Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo finalmente a fare il trono del nostro re, ma prima voglio farvi vedere un attimino come è migliorato qui sotto il nostro giardino. Adesso ve lo faccio vedere più da vicino. Praticamente entrando da una porta laterale si scenderà giù e come potete vedere è stato spianato. Qui verranno messi probabilmente... Questa terra verrà uh, cambiata con della stone. Questi mi servono perché sono dei, dei segnalatori. Uh, questo è il nostro giardino. Come potete vedere, le torri, quelle torri là tipo fungo, sono state continuate per dar quel senso di non appoggiato per aria, cioè non campato in aria. Qui ho. Uh, vetrato tutto, non so se vetrato si può dire perché questa sarà la zona del giardino greco. Uh, perché lì, come sappiamo, c'è la colonna di Kratos, come potete vedere, gli ho messo un, pe miseria, ho messo un pezzetto di uh, glowstone uh, al centro che illumini. Quello che riesce ad illuminare la stessa cosa ho fatto in queste colonne qua e devo dire che sono anche molto carina Qui invece c'è questo passaggio dal quale ho intenzione di far passare l'acqua. Ehm, e secondo me può stare abbastanza bene. Poi ho portato, come potete vedere, dei sapling che mi piacerebbe piantare perché voglio che si vedano. Allora, io direi di piantare uno di betulla qua, una caccia, eh, Qua, e uno, esatto, in qua E poi, al massimo, possiamo anche farli crescere mm. L'importante è che non escano quelli enormi Ok, andiamo a dare anche un'occhiatina un sul come rende Se ci piace o se non ci piace Beh. in realtà... Ci potrebbe anche stare... Fatemi sapere con un commento se vi, piace, se vi piacciono uh, questi, questi alberelli qui... Poi possiamo mettere anche un pochino di vegetazione... Magari non eccessiva... E qui ci saranno praticamente le nostre pecore... Che poi porteremo probabilmente nella prossima puntata... Uh, che andremo a, uh, ad aggiustarlo un po' meglio tutto questo giardino... Fatemi sapere nei commenti anche cosa vi piacerebbe vedere qui sotto... Um, quello che per lo più voglio fare io è. Uh, ah, che figo! Passa, eh, magari non sta proprio benissimo. Questa sì, gli altri un po' meno. E quindi porteremo tutti gli animali perché mi piace avere una farm. L'idea di avere una farm di animali qui sotto mi è stato detto dal caro buon vecchio Itachi. Troverete il canale in descrizione. Vi ricordo uh, di lasciare dei commenti per essere salutati o comunque per essere. Citati nel video um, di fare dei magazzini o comunque di utilizzare anche una parte sottostante ed è quello che voglio fare. Devo solamente trovare un modo, um, a, diciamo diverso per poter arrivare sotto quindi siccome sto tergiversando parecchio eh, dovrei iniziare a fare anche quello che, eh, quello che dice diciamo il titolo della puntata ovvero il trono dove faremo il trono beh lo faremo qui il design è molto semplice lo potete trovare tranquillamente su internet io purtroppo sono un po' un cane nei design almeno per quanto riguarda eh, queste cose un pochino tra virgolette astratte, io non avrei uh, l'inventiva di fare un trono su Minecraft. Ecco, diciamoci: allora la, la base dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non credo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Vabbè, possiamo utilizzare anche quelli come supporto e fare una roba del genere. Quindi 1, 2, 3, 4. Dobbiamo cambiarlo in corso d'opera, Per il semplice fatto che a noi non è simmetrico Vedete l'entrata è da 2 non è da 1 E quindi non è simmetrico Però se io facessi una roba simile Adesso vi faccio vedere Cioè rendessi questi due il punto focale Forse riusciamo ad uscirne Benissimo Adesso posiamo un attimino qui la nostra crafts Crafting table Ci andiamo a fare un altro po' di questa Di queste stone brick Facciamo così 12 Boh bastano Non lo so Facciamo così Non bastano Non bastano Va bene E facciamo delle altre Perfetto Perfetto E questa dovrebbe essere Orientativamente Sui La base Del nostro uh, Del nostro trono Chiaramente non sarà Così enorme Però ci dobbiamo avvicinare. Adesso, un dilemma molto fastidioso che ho avuto mentre pensavo in che modo potessi fare il mio trono. È stato quello del che cosa si lega bene con il bianco. E vorrei provare un attimino con la legna, perché comunque ci troviamo in un'ambientazione barra medievale. Quindi, secondo me, la legna potrebbe anche recuperare. Allora, Avete fatto questo. Andiamo a mettere le slab, quindi facciamo 1, 2, 3, blocco e blocco, blocco, poi 1, 2, 3 e blocco. Ok, questa orientativamente dovrebbe essere la base del nostro ehm, trono e quindi andiamo a terminare. Allora, credo che il modo migliore... Come sapete, io parto sempre con un design, poi succede quello che succede e non è più possibile farlo. Per adesso stavo pensando a un qualcosa del genere. Adesso è un po' bruttino da vedere, lo devo ancora aggiustare. Quindi togliamo queste Do cose. dobbiamo farci un attimino. I chiseled, quindi facciamo i chiseled quartz block e li mettiamo anche qui, e anche così, e già iniziamo a dare un pochino di. Uh, di colore un, un colore che sia diverso dal solito facciamo così là invece ci volevo mettere i pillar i pillar che abbiamo qua vediamo un attimo se messi così non sai mai che viene anche carino e viene anche carino veramente quindi adesso no riposiamo momentaneamente le scale e vaffanzio no vabbè tanto io e le scale siamo totalmente diversi Poniamo le scale e vediamo un attimino come si presenta. Eh, devo dire che come trono. Non è male, non è male. Ah, almeno che lo si potrebbe ad esempio accorciare di uno. Possiamo provare, possiamo sempre provare. È più compatto. Sì, in effetti è più compatto, sì, così mi piace di più. C'è questo colore qui, è praticamente fatto tutto di scale, tutto interamente di scale. E devo dire che mi piace tantissimo. È bellissimo. Non so se a voi piace. Adesso poi aggiusteremo anche un po' la stanza e vedremo un attimino come si presenta. Quindi aggiustiamolo un po' e ci vediamo tra pochissimo. E quindi signori, siete pronti per vedere quello che è il nostro trono? Io secondo me è venuto molto bene e spero che lo sia. Anche per voi. Attenzione. <coughs> e eh beh. Che ne dite? Eh sì. Secondo me è fighissimo. Ci sta tantissimo. È bellissimo dai. Non potete dire diversamente. È veramente bello. Quindi signori. Io spero ovviamente che l'episodio vi sia piaciuto. Se così è stato. vi invito a lasciare un bel mi piace. Al video. Un commento. Se volete essere salutati nel prossimo episodio. Se volete essere citati. Noi ci vediamo nel prossimo video di Minecraft Vanilla. Ciao ciao.